Buongiorno, che ore sono? Mi sono svegliata tardissimo stamattina, ormai cioè sono le 13:12. Ma perché? Perché mi sono svegliata alle 5 del mattino per il sonno interrotto. Ho ciondolato fino alle 7 perché in hotel puoi fare colazione dalle 7 in poi e sono tornata a dormire. Cioè, magari ho il sonno sfasato per via del fuso orario, non lo so. Comunque, ieri ero stanca. Comunque, mi sono alzata presto, sono andata all'UFO Village, bellissimo. E niente, oggi invece, niente Urbex, vado a fare un giro per Taipei. Devo decidere dove andare. Allora, sicuramente voglio andare da Forever 21, che... Sapete benissimo che cos'è un negozio di abbigliamento economico e quindi vado a fare lì un giro. Ieri, mentre andavo all'UFO Village, l'ho visto dal bus e è piuttosto grande e ho visto che ci sono anche i saldi, che in Italia li fanno sempre a gennaio e invece nelle altre parti del mondo c'è anche prima, vabbè, che è anche la settimana del Black Friday, però almeno ci posso andare e poi magari vado in qualche mercato. Adesso devo vedere quale. Infatti adesso vedo di tornare in me e di farmi un itinerario come i cristiani e esco perché non posso stare tutto il giorno in albergo. Stavolta ho preso la camera doppia, almeno non sto nell'oculo. Va bene che sono sempre ristrette, non c'è l'armadio, però almeno non è un loculo come quello che ho in Giappone. Beh, detto questo, vedo di vestirmi, infatti sto anche parlando alla Carlona e andare. Momento di assaggio trash. Sono in una toilette della stazione di Taipei a provare il bubble tea. Proviamo, lo provo insieme a voi, vediamo come sposto la borsa, che non vorrei mi si rovesciasse. Voglio vedere le bolle. No, ma me l'hanno sigillato. Cioè, il colore è questo, cioè tipo il tè al latte. Meglio non aprirlo, no, sì. Faccio la strage. Andiamo sta mega cannuccia. Assaggiamo questa roba buonissima proprio. No, aspetta, ma come cacchio si apre? Ok. Allora, io non sono una grande amante di tè, ma questo lo volevo provare. Vediamo. In caso sono venuta in bagno per tirarlo nel WC qualora facesse schifo. E avevo ragione, fa schifo. Cos'è sta schifezza? No, lascia un buon sapore in bocca, ma non lo so, io tutto sto beverone non riesco a berlo. Ma oddio, ma però c'è da dire, insomma, primo acchito brutto, poi a piccoli sorsi può andare, secondo me. Vabbè, con questo grosso beverone, che vabbè, bevo finché ho voglia, vado da Forever 21, prendo la metro. Oggi fa caldo, sono in maniche corte e shorts. Però dai, il fatto che c'è il latte non è male. Però, le perle sono giù che sono gomose e che non, cioè, siccome me le hanno buttate in fondo, non posso farvele vedere perché poi anche, cioè, non mi hanno dato il bicchiere trasparente, quindi non si vede. Ma però ti arrivano, aspetta, forse mi arriva. Eccole. Eccole qua, queste palline gommose, cioè proprio sto assaggio è trash. E
E mi è anche stato fatto notare da più di un utente che il mio canale YouTube ha preso una piega trash, ma ho voluto io dargli una piega trash perché mi piace il trash, mi fa ridere. Queste cacchio di cose gommose, vabbè. Prima impressione bruttissima, proseguimento buono. Vado da Forever 21 anche meglio, va. Sono al mercato notturno di Shilin. Mi sono presa una scorta di frutta esotica che in Italia me la scordo. Ho preso il mango, la cirimoia, poi ho preso un po' di roba, cioè con 450 dollari taiwanesi, poi mi ha rifilato pure delle carambole pieno di gente. Però è bello stare qua. Magari prendo qualche statuetta. Adesso vedo che poi non è neanche così caro qui. Vado a fare, cioè filmare qua è abbastanza difficile perché ci sono dei punti del mercato che sono particolarmente affollati. Comunque c'è veramente di tutto di più. Adesso mi sa che torno in albergo. Sono andata anche da Forever 21, poi in camera vi faccio vedere tutto. Adesso continuo il giro, vediamo se vi riesco a far vedere qualcosa. Questo che vedete è tipo un pacco di sangue di maiale, io col cacchio che me lo mangio. Mettono nel cielo, fanno le scarpe da esposizione. Alla fine ho ceduto, ho preso queste palline di patate dolci col formaggio e crema e polvere di formaggio, le proverò. Eccomi finalmente in camera. Alla fine ho preso quelle palline di patate dolci e formaggio, le ho praticamente buttate perché non mi piacevano per niente. Non ho filmato il video assaggio perché c'era veramente confusione. Dovevo prendere la metro che ha cominciato a piovigginare. In compenso, ecco qua la frutta che praticamente è la mia cena. Non ho tantissima fame a Taipei, onestamente. Allora, già praticamente ho preso il mango che conoscete tutti, e poi ho preso la cirimoia, che è questo frutto, me lo sono fatto tagliare, che ha i semini ed è dolcissimo. E in più mi ha regalato due carambole, queste qua, che mi sono sbrodolata tutta. In Italia non sanno di un cavolo, qua invece tanta roba. E vi faccio vedere quello che ho comprato da Forever 21. Comunque anche al mercato di Shilin ci sono delle belle cosine, però prima faccio la perlustrazione, l'ultimo giorno decido di acquistare. Ecco la busta, ho preso questi pantaloni della tuta, ciniglia quadrettata con questa toppa con scritto Tokyo, le bande laterali bianche e polsini sulla gamba. Ho preso la taglia S, poi ho preso questa felpa con la cerniera d'anello a bande. Infine qualcosa di molto fetish. Ho preso questo top. E la gonna con la cintura. Quindi ho speso sui 73 euro più o meno per queste quattro cose. Direi che non è male. Anzi, poiché non so se in Italia ci sono i negozi fisici di Forever 21, che io non mi fido a comprare da internet perché non tutti gli articoli sono di buona qualità. Anzi, spesso hanno un tessuto bruttissimo. Non mi stanno bene, per dire, prima avevo provato una maglia in taglia S che mi era larghissima, aveva le maniche, cioè, stralunghe, no. E quindi preferisco sempre provarle le cose. Nel mentre ho saputo che c'è questa legge che dovrebbe passare in Parlamento in merito a YouTube che dovrebbe chiudere, speriamo di no. Adesso vediamo com'è.
c'è una petizione online, appena torno in Italia vedo di firmarla. E niente, quindi per oggi è tutto. Io adesso vado a guardarmi la telenovela e mi mangio la frutta. Ciao ciao! Eccomi, allora, sono sempre a Taipei in un quartiere abbastanza giovane. Oggi fa freddo e infatti sono con la sciarpa, la felpa e la giacca, e adesso mi sono ordinato uno shabu shabu. Io lo dico, Taipei a mio avviso è un mix tra Corea, Giappone e Cina. Infatti quello che è di origine giapponese, vi faccio vedere. Cioè io con poco più di 10 euro, guardate che cosa mi hanno dato, guardate, oddio. Io ho ordinato solo la carne, non volevo altro, vabbè, però mangiamo, vediamo com'è, che poi si deve cuocere qua, non so come Kaiser funziona lo shabu shabu, vabbè. Eccomi, allora adesso vediamo com'è sto shabu shabu, che poi mi hanno messo sta roba che non ho capito che cacchio è. Boh. Poi mi hanno messo anche delle due polpette, così, un gambero, questa roba di dubbia provenienza, che cacchio è. Io non mi fido a mangiarla. Sto qua secondo me è tipo un raviolo, non lo so. Cos'è sta schifezza gelatinosa? Ho deciso di... mi mangio il ripieno ma butto il resto. Poi questa roba col fiore, pure piccante sta roba. È tipo polpa di granchio. Oh, io avevo chiesto solo la carne. Non mi piace. È surimi. Comunque Taipei non ci tornerei, no. Onesta, sono venuta fondamentalmente per vedere l'UFO Village, ma come città non mi piace, non mi sta piacendo per nulla, non mi trovo bene. Viaggiando succede che una città può piacere meno di un'altra, eh. Io non dico che tutte le città che ho visitato mi sono piaciute, anzi. Sta cacchio di polpetta, senti, io mangio con le mani e vaffanculo, non mi fate essere volgare. Questa è buona. E poi mi hanno dato sta cavolo di roba che spero non sia quello che temo, ossia sangue di maiale, spero che non sia. Ma perché mi devono dare tutta sta roba che non mangio? Via via. Poi c'è la zucca, questa è buona, presa a piccole dosi potrei mangiarla. Due volte.
a me le vongole non piacciono. Le ho assaggiate. Mi sa che dopo, so che l'assaggio di ieri è stato trash e quant'altro, ma alla fine poi ho apprezzato il tè con le perline. Proprio vero che a volte chi disprezza compra. Ma mangiamo il gamberetto. Oh là là, sì, vabbè. Non... Ah, che bello grande. Questo è un gamberetto di tutto rispetto. Questo va bene. Cuocendola diventa così. Cuocendola diventa così. Vabbè. Quindi mangio col riso e tutto. Direi che comunque ho fatto un buon affare. Poco più di 10 euro. Va benissimo. Continuo a mangiare. Dopo vediamo dove vado. Buonasera! Sono uscita tardi perché stamattina sono stata poco bene, quindi sono rimasta in albergo, però dico che Google Translator mi è stato utilissimo per andare a recuperare dei medicinali. Adesso sto andando a vedere il Taipei 101 più un centro commerciale e, se dopo voglia, un tempio. Poi domani l'ultimo giorno e torno finalmente a casa, perché appunto il soggiorno a Taipei non mi è piaciuto tantissimo. Eccolo qua, eccolo, è lui, il Taipei 101, ma non entro perché c'era una coda allucinante. Eccomi. Bon, sono nel ristorante di un centro commerciale, mi sono anche comprata un paio di scarpe che ho pagato molto meno rispetto all'Italia e adesso mi sono ordinata il pollo con quinoa e pesto. Visto che non sono stata bene ancora, evito di pasticciare. A parte che questa vacanza è stata la vacanza più healthy dal punto di vista alimentare, perché ho pasticciato quasi zero. Complimenti a me. Beh, adesso mangio però perché ho veramente fame e poi mi dirigo verso l'albergo. Buongiorno da Longsan Temple. Un tempio, cioè già da fuori è stupendo, vado a fare un giro. Oggi per fortuna è tornato il caldo, sono ancora in t-shirt e pantaloncini e quindi adesso mi faccio un giro in questa zona. Sono presa questo, vediamo com'è, sono curiosissima. Sono tornata a Shilin, facciamo un giro, devo ancora pranzare, ma vabbè. Mi sono presa le mie matte cerimoia e adesso aspetto questo. Vedi, adesso ci mette sullo zucchero e me lo brucia. Chissà com'è, adesso lo provo, grazie. È un latte montato con ghiaccio, perle di tapioca con zucchero di canna caramellato. No, è buono.
eccole qua. Vabbè, io continuo il mio giro e poi mi sa che vado da un'altra parte. Devo ancora pranzare, tra l'altro, però vabbè, tanto spezzo la fame con questo. Dio, evento, 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 perché in tanti anni che viaggio, finalmente, oddio, finalmente mangio una pizza qua a Taiwan, perché non ne potevo più di cibi orientali, perché poi, tra l'altro, hanno un odore nauseabondo i ristoranti, veramente hanno un odore osceno, quindi la voglia di mangiare orientale qua mi è passata del tutto. E allora ho detto, vabbè, appena ho visto vabbè, il ristorante italiano, però sto guardando, le pizze non hanno un aspetto così brutto, adesso vediamo poi come sono, e anche la pasta e il risotto non mi sembrano male. Io ho detto, va, diamogli una chance, vediamo com'è, vi faccio poi sapere. Poi, siccome oggi sono di pessimo umore e tutto, torno in albergo che tanto a pochi passi da qua, lascio le mie cose e poi vado nel negozio vicino al mio albergo a fare gli ultimi acquisti e basta, perché non ho veramente più voglia di andare in giro per Taipei, quando a me è una città piglia male, ciao. Ma per genitori così ho preso queste, vi faccio vedere. Le mango cakes, sono appunto le tortine di mango, e le pineapple cakes. Queste sono, anche perché dopo sicuramente vado a comprare patatine, un po' di snack da quello store, oppure dal 7-Eleven, Family Market che qua c'è, e basta, perché poi devo anche fare la valigia e buon. Non vi ho neanche fatto vedere com'è la mia stanza e vi dico, non è male, l'unica cosa è che non ha la finestra, però veramente non è brutta. Anzi, ho fatto bene appunto a prendere la stanza doppia, che così almeno non sono nell'oculo, dormo tranquilla e via. Adesso sto ordinando una pizza a quattro formaggi, vediamo com'è. Non lo so, io sono sempre molto restia quando devo mangiare le pizze all'estero, però è stata una situazione di emergenza, perché se vai qua nei ristoranti c'hanno questo odore nauseabondo, il cibo di strada lasciamo stare. Poi io non sono una che ama il cibo da strada, non mi piace mangiare per strada, a me piace stare seduta tranquilla al ristorante nell'angolino, e quindi ho scelto comunque di stare qui. Poi vabbè, domani per le 3 parto e per le 3 del pomeriggio mi viene a prendere il taxi e va, e finalmente me ne torno in Italia. Mi spiace dirlo, ma questo soggiorno non è andato così bene, anche perché vi dico, se siete stati già in Giappone, in Corea, e sono comunque paesi estremamente belli, venire poi a Taipei è un pochino meno, ecco, diciamo, perché è la sua copia, è la copia di Corea e Giappone e anche Cina. Anche se non sono stata in Cina, comunque ti accorgi già che comunque parlano cinese. Poi tra l'altro ci sono gli snack, poi gli snack non ne prenderò così tanti perché sono molto simili a quelli giapponesi e coreani, e quindi è una ripetizione, magari prendo giusto qualcosina. Ho preso le tortine perché sono taiwanesi, però non prenderò a tantissimo altro perché non è la copia, appunto, è come ripetere una cosa. Io, se devo darvi un consiglio, vabbè, io sono venuta fondamentalmente per l'UFO Village qua a Taiwan. Allora, innanzitutto Taipei non è così economica come sembra, quindi scordatevi questa cosa, anche perché i souvenir tipici ve li scordate. Volevo le maschere, ma appena ho visto i prezzi sono sbiancata, prezzi veramente inarrivabili. Se proprio dovete, o andate in Corea o andate in Giappone, perché è molto meglio, almeno consiglio mio, che ho visitato tutti e tre i paesi, quindi ho visitato Seoul, si dice Seoul, non Seoul, Osaka, e sicuramente in Giappone appena posso tornerò perché mi è piaciuto tantissimo. Taipei
proprio in mezzo. Infatti adesso sto aspettando la pizza, intanto chiacchiero un po' con voi perché mi sento un po' sola, ve lo dico, qua sperduta. E poi tra l'altro oggi le persone proprio ti vengono addosso, no? Non sono così educate come in Giappone. Sì, gentili, ma sono molto più distaccate rispetto magari al Giappone e alla Corea. Stanno più nelle sue. La cosa bella di Taipei, questo lo posso ammettere, è che nessuno ti molesta. Veramente, se siete anche donne, potete girare da sole, non vi romperà le balle nessuno. Su questo potete stare tranquilli. Infatti io non sono stata infastidita da nessuno, anzi la gente è fin troppo indifferente, ve lo posso garantire. Io che giro in pantaloncini, proprio non ti considerano, anche i senza tetto, come se nulla fosse, niente. Quindi almeno girate in santa pace, è uno dei paesi secondo me più tranquilli. Questo è il lato buono di Taipei. Anche quando sono andata all'UFO Village a fare urbex, ero lì, gli abitanti del posto erano là, io non sono andata a infastidirli e loro hanno lasciato in pace me. Quindi davvero indifferenza totale, e bene così, insomma. Quindi se vi ispira Taiwan, almeno potete partire con questa sicurezza, anche per dire al mercato di Shilin, che è straffollato, non ho fatto tante riprese per quello. Mi sa arriva la mia pizza, ullala, adesso ve la faccio vedere in diretta. Thank you. Ah, yes, please. Ha chiesto se voglio un coltello. Eccola qua. Ma oddio, non ha un aspetto così brutto. Adesso proviamola, vediamo. Thank you. Proviamola in diretta. Allora, ci hanno messo basilico, eccetera. Però non si dà nell'alzatina così la pizza, porca loca. Però appunto, non avevo più voglia di cibo. Proviamo. La mozzarella è di plastica. Vabbè, dai, tutto sommato, se mangio, cioè, piuttosto che mangiarmi la robaccia loro, nauseabonda, mangio questa. Ecco, almeno c'è il formaggio che non è come quello italiano, sicuro. Cioè in Oriente scordatevi di mangiare formaggio come quello italiano. Proviamo la pasta. La pasta, oh ragazzi, è buona, dovrebbero cambiare il formaggio, ma la pasta, bravi, non è male, non è malvagia. Vi dico, non è male. Bravi, bravi taiwanesi. Continua a mangiare e ci vediamo in camera. Ciao ciao. Ecco il breve room tour della mia stanza a Taipei. Sarà brevissimo. Allora, qua scrivania, letto. La testata del letto è quella che mi piace di più perché ha tutti questi decori con i brillantini. Vabbè, frigo, cassaforte, misero armadio, infatti devo prendere poi la giacca che quando torno a casa fa freddo, televisore che non ho acceso manco una volta, questa porta artistica del bagno con tutte le foglie, bagno. E la doccia. La doccia mi è piaciuta tanto perché è molto molto ampia. Ecco, questo è il breve room tour. Quindi adesso il vlog di Taipei si conclude qua. Ci vediamo presto. Ciao ciao!